Non bastano il vantaggio e la superiorità numerica allo Spezia per chiudere la partita con la Cremonese. Su un campo reso difficile dalla pioggia, gli aquilotti si fanno beffare nell'ultima mezz'ora, lasciando sul campo anche l'imbattibilità casalinga. Tutto sembrava iniziato nel migliore dei modi, con il gol del vantaggio al 14°. Cross di basso, Musetti fa sponda, Buzzegoli in diagonale, firma il gol. Il campo al limite rende difficile giocare, mentre i grigiorossi cercano di riorganizzarsi. Al 37° una pozza d'acqua inganna Cremonesi, Musetti ne approfitta e il fallo del difensore merita il rosso diretto. Il secondo tempo dovrebbe essere in discesa per lo Spezia a caccia del 2-0, ma i contropiede della Cremonese sono micidiali. All'11° Fiorillo tocca Joelson che va giù e per l'arbitro è rigore. È Stefani che si incarica del tiro, Fiorillo va a destra ma la palla è dall'altra parte. Gli aquilotti alla mezz'ora hanno l'occasione per raddrizzare la situazione, Cesarini a botta sicura dal centro area, trova però un Bianchi in stato di grazia. Al 39° Colombo viene espulso per proteste e la vede 5 minuti e coda da 25 metri carambola sul palo il gol del 2-1. Poi in 2 minuti l'autore del vantaggio colleziona 2 gialli e anticipa il rientro negli spogliatoi. La Cremonese realizza il sorpasso in classifica sugli aquilotti che vengono raggiunti a quota 32 da Como e Reggiana. È pagato a carissimo prezzo degli errori individuali. Si è andato sotto senza che nel secondo tempo tirassero mai in porta. Era una partita bloccata che non ci aveva più storia, perché su questo campo sinceramente ormai era diventato impossibile giocare. Un errore l'ha rimessa in gioco questo risultato. Si era diffusa qualche voce a Spezia sulla sorte di Pane, che invece pare che rimarrà saldamente sulla panchina dello Spezia. Queste le ultime indiscrezioni dell'ultima ora. Allora, Spezia Cremonese, direi destino completamente diverso per due. Per lo Spezia, non lo so, ma è quasi da dire fine corsa in chiave playoff, oppure ci si può ancora pensare? Squadra con grandi investimenti e grandi ambizioni. Beh, io ritengo siano importantissime le prossime partite. Se nelle prossime 2 o 3 partite non vai a punti, non ottieni veramente il massimo sul campo di quello che puoi ottenere, credo che la squadra farà fatica veramente in questa finale di stagione. Il gran gol di Buzzegoli, sì. Eh sì, Buzzegoli è stato, secondo me, l'acquisto più importante di questa squadra. L'abbiamo già detto, un giocatore straordinario, ha fatto veramente benissimo a Varese e probabilmente neanche lui si aspettava di trovare una squadra in queste situazioni, in queste condizioni. Mister Pan, al termine della partita, dice che la sconfitta è maturata al termine di 2 episodi, è vero, sono stati 2 episodi, però credo che abbiano compromesso definitivamente poi l'arco della stagione. Da qua alla fine del campionato penso che lo Spezia deve pensare soprattutto a allontanarsi prima possibile dalla posizione in classifica in cui si trova e dopodiché magari riprogrammare con alcuni giocatori, forse non con tutti, la prossima stagione.